In occasione del 70° anniversario della Resistenza, il centro storico di Modena si popola di installazioni per riportare traccia della storia nei luoghi dove si è svolta. L'intento è stato quello di ripercorrere gli spazi della vita quotidiana e di ricreare situazioni e atmosfere di un periodo che segnò indelebilmente la popolazione. L'accaduto si trasforma così in un momento di condivisione, collettività, libertà e democrazia. 10 installazioni, posizionate in luoghi significativi del centro storico di Modena, raccontano eventi e personaggi della guerra di liberazione, attraverso fotografie, ricostruzioni e testi. Memorie solide, in cui la storia ci riappare nella sua cruda dimensione quotidiana, ma anche vive e radicate nei valori che da allora ci accompagnano. I solidi di legno invitano a fermarsi e dedicare qualche minuto agli episodi raccontati. Il solido allestito alla stazione ferroviaria è dedicato a Marco Guidelli Guidi, generale dell'esercito, poi comandante militare della Resistenza modenese. Molti sono gli sbandati reduci da lontani luoghi e qua e là giunti attraversando sofferenze e peripezie. L'8 settembre 1943, con l'annuncio dell'armistizio, l'esercito tedesco occupa rapidamente l'Italia, mentre il re e il governo fuggono verso sud. Non sono pochi i casi di resistenza. Molti militari vengono catturati e trasferiti in campi di prigionia. Con la nascita della Repubblica Sociale, i cittadini sono obbligati a scegliere, arruolarsi o darsi alla clandestinità. Per molti è l'inizio dell'esperienza partigiana. L'installazione nei pressi della sinagoga è dedicata a Guido Melli, arrestato a Modena il 12 novembre 1943, morto ad Auschwitz il 24 maggio 1943. Saranno portati in campo di segregazione e i loro beni saranno confiscati. Il censimento del 1938 registra in città la presenza di 267 ebrei. Tra di loro, l'editore Angelo Fortunato Formigini, che il 29 novembre, comprendendo la rovina a cui l'Italia andava incontro con la promulgazione delle leggi razziali, si suicida, buttandosi dalla ghirlandina. All'interno della sinagoga, costruita nel 1873 e sopravvissuta intatta alla guerra, una lapide riporta i nomi dei 25 membri della comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia, morti tra il 43 e il 45. 11 sono i modenesi riconosciuti giusti tra le nazioni per il loro impegno nel salvataggio degli ebrei. A Rosa Savazzi, morta sotto i bombardamenti del 13 maggio 1944, è dedicato il solido allestito in piazza Redecocca. Non tardò l'attimo che il primo scoppio di bombe venne. Erano le 14:40. La piazza nasce dal bombardamento del 44, che colpisce il centro storico di Modena per errore. Nella zona tra via Tre Re e via San Paolo, densamente abitata, sono molti gli edifici sventrati dalle bombe. Dopo l'8 settembre 1943, la vita è scandita dalle sirene di allarme aereo e dal coprifuoco. Vengono scavati rifugi sotterranei e trincee per proteggere i cittadini. Modena subisce 176 incursioni, tra cui 3 bombardamenti particolarmente micidiali. L'esito finale sarà di 368 morti. L'installazione dedicata a Fernanda Scaglietti è allestita in uno degli spazi del mercato Albinelli. Fernanda aderisce ai gruppi di difesa della donna e partecipa alla manifestazione dell'8 marzo al Salumificio Frigeri di Paganine, durante la quale vengono requisiti e distribuiti alla popolazione 30 quintali di carne. Sul cielo del nostro mercato le più fosche nubi, tutto è sparito. Il mercato Albinelli è l'emblema delle difficoltà alimentari incontrate durante la guerra. Numerose testimonianze ricordano l'angoscia provocata dai banchi vuoti e dalla penuria di alimenti, le difficoltà e i ritardi nella distribuzione di generi di prima necessità, il continuo rialzo dei prezzi e il diffondersi del mercato nero, con i prezzi che aumentano vertiginosamente. La tessera non aria, il documento obbligatorio per acquistare prodotti alimentari, non riesce a coprire nemmeno la metà del fabbisogno calorico quotidiano.
Il solido allestito alla ex manifattura Tabacchi è dedicato a Lidia Valeriani, staffetta della brigata Walter Tabacchi. Sarà guerriglia se non sarà guerra. Sarà sabotaggio. L'attività di sabotaggio di fascisti e tedeschi nel Modenese è molto incisiva. I collegamenti tra i gruppi e i comandi di stanza sono garantiti da giovani donne, le staffette partigiane, che possono circolare in bicicletta con minor rischio di essere fermate. Le staffette trasportano anche armi e munizioni e accompagnano partigiani e politici per evitare che cadano in mano al nemico. Anche i lavoratori delle fabbriche modenesi, talvolta con la complicità delle direzioni aziendali, compiono azioni di sabotaggio per impedire il trasferimento di macchinari e persone nelle fabbriche tedesche. A Emilio Po, partigiano della brigata Walter Tabacchi, ucciso a Modena il 10 novembre 1944, è dedicata l'installazione in Largo San Giorgio. Accademia militare. La trovo di già presidiata dai tedeschi. Un piccolo cannone sta nel centro di Piazza Roma e ha la bocca rivolta verso Via Farina. Dopo l'8 settembre 1943, l'Accademia militare viene sciolta e il Palazzo Ducale occupato dai tedeschi. Nelle sue carceri vengono torturati partigiani e civili arrestati. Da qui parte il 10 novembre 1944 la colonna fascista che accompagna la fucilazione in Piazza Grande dei partigiani Emilio Po, Alfonso Piazza e Giacomo Ulivi. Addio tutti, con tanti baci ed un grande dolore. Dal vostro amato Emilio. Il solido in Largo Sant'Eufemia è dedicato a Alessandro Coppi, presidente del CLN provinciale, antifascista democratico cristiano. In Modena è di già attivo quel comitato di liberazione nazionale del quale si hanno solo vaghe informazioni attraverso Radio Londra. I componenti del comitato di liberazione nazionale provinciale, costituito nell'ottobre del 1943 e presieduto da Alessandro Coppi, si riuniscono nelle stanze dell'Istituto di Chimica Generale dell'Università di Modena, in via Sant'Eufemia. Fanno parte del CLN provinciale i rappresentanti del Partito Comunista, della DC, del Partito Socialista, del PSIUP e del Partito d'Azione. Il primo volantino clandestino viene diffuso il 23 ottobre. Garibaldini, dopo lunghi mesi di eroica e gloriosa lotta, voi dovete essere oggi alla testa di tutto il popolo. Oggi come ieri colpite sempre e dovunque il nemico nazifascista. L'installazione in Piazza Grande è dedicata a Renzo Volpi, il più giovane dei 20 cittadini uccisi il 30 luglio del 1944. Sulla piazza non restano ora che chiazze di sangue ed un manifesto a stampa. Tra il 43 e il 45 il centro cittadino è nelle mani dei tedeschi. Nella grande piazza cittadina, il 30 luglio del 44, 20 partigiani e cittadini modenesi vengono uccisi per rappresaglia dopo un sabotaggio che aveva causato il ferimento di un militare tedesco. I corpi vengono lasciati sull'acciottolato della piazza fino al giorno successivo come monito. È l'episodio più cruento compiuto dentro la città di Modena. Tra la metà di luglio e la metà di agosto vengono uccise dai nazifascisti 167 persone. A Marcello Sighinolfi, comandante della brigata Walter Tabacchi, è dedicato il solido allestito in piazza Matteotti. 22 aprile 1945, ultimo giorno dell'occupazione tedesca e primo di Modena partigiana. Le azioni per liberare la città iniziano alle prime ore del mattino. I partigiani circondano l'Accademia Militare. Alle 16.30 il presidio tedesco accetta di consegnarsi a un reparto americano. Alle 20 entra in città la prima colonna americana proveniente da Bologna. Centinaia di persone scendono per le strade a sostenere i partigiani. Modena, prima città del nord, si è liberata da sola. Il solido, allestito in Piazza Grande, è dedicato alla democrazia e alla ricostruzione, rappresentate da Alfeo Corassori, antifascista e prima sindaco di Modena. Come vorremmo vivere domani? No. Non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere.
Pensate che tutto è successo perché non ne avete più voluto sapere. All'indomani della liberazione diventa sindaco Alfeo Corassori, che si impegna nella ricostruzione. Dalla equa distribuzione delle risorse alimentari al ripristino della viabilità, dall'avvio di opere pubbliche alla solidarietà verso i deboli. Nel marzo del 1946, in Italia si tengono le prime elezioni democratiche a suffragio universale. 5 sono i modenesi eletti all'Assemblea Costituente, l'organo da cui uscirà il testo della Costituzione, entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Cari amici, 3 volte ho strappato e scritto questa lettera. L'avevo iniziata con uno sguardo in giro, con un sincero rimpianto per le rovine che ci circondano. Dobbiamo guardare ed esaminare insieme, noi stessi, per abituarci a vedere in noi la parte di responsabilità che abbiamo dei nostri mali. Per riconoscere quanto da parte nostra si è fatto, per giungere ove siamo giunti e per pensare al fatto che tutto noi dobbiamo rifare. Tutto, dalle case alle ferrovie, dai porti alle centrali elettriche, dall'industria ai campi di grano. Ma soprattutto, vedete, dobbiamo fare noi stessi. È la premessa per tutto il resto. Tutti i giorni ci hanno detto che la politica è un lavoro di specialisti. Comodo, eh? Lasciate fare a chi può e deve. Voi lavorate e credete. Questo dicevano. E quello che facevano lo vediamo ora. Al di là di ogni retorica, constatiamo invece come la cosa pubblica sia noi stessi. La nostra famiglia, il nostro lavoro, il nostro mondo, insomma. Che ogni sua sciagura è sciagura nostra. Se lo avessimo sempre tenuto presente, come sarebbe successo questo? Oggi bisogna combattere contro l'oppressore. Questo è il primo dovere per noi tutti. Ma è bene prepararsi a risolvere quei problemi in modo duraturo. E che eviti il risorgere di essi ed il ripetersi di tutto quanto si è abbattuto su di noi.